Appassionati di basket, ben ritrovati dal Palapalazzini di Senigallia per una nuova gara interna della Golden Gas che nella giornata odierna affronta la Weir Basket Ortona. Una diretta concorrente per la lotta ai playoff. Ortona è una formazione che si sta comportando molto bene in questa stagione, un ottimo bilancio, primissime posizioni di classifica. Nella gara di andata la Golden Gas sconfitta di 8 punti, e vedremo se i ragazzi di coach Alessandro Valli riusciranno a vincere la gara e ribaltare, perché no, anche la differenza canestri, anche se Ortona sembra ormai lanciatissima e difficile da raggiungere. Primi due punti per la Golden Gas segnati da Matteo Marinelli. Parte bene Senigallia. Ora è Ortona che si fa avanti con Arcangelo Leo, uno dei lunghi più validi ed esperti del girone D, ha sempre o quasi sempre giocato nel girone sud, il numero 11 della formazione in maglia blu, un vero e proprio fattore sicuramente in questo girone, in questa categoria, e conquista subito un fallo. Pallone ora per il numero 7 Gustavo Musso, che sbaglia. Ancora Leo, rimbalzo, si fa valere nella linea di fondo, poi scarica per Di Carmine. Leo, ancora Di Carmine, buona l'idea, ma Barsanti è il più lesto di tutti a recuperare questo pallone. Poi pensa al tiro, pallone sporcato forse da Gialloreto. Il direttore di gara non è dello stesso avviso, quindi rimessa per Ortona. Ricordiamo che gli arbitri di oggi sono i signori Liggero di Lecce e Lucarella di Leporano, Taranto. Senigallia reduce da una pesantissima sconfitta nel derby contro Montegranaro, dopo la buona vittoria interna nel turno infrasettimanale contro Bisceglie. Inflazione di passi intanto per Di Carmine, diciamo serve un immediato riscatto per Antonio Compagni dopo un passivo molto pesante contro una delle strafavorite di questo girone D. Si riprenderà intanto con una rimessa dal fondo in favore della Golden Gas, che è sempre avanti di due sole lunghezze. Una gara difficile quella in casa dei Veregrensi, dove Cocevalli ha optato per un pesante turnover dando più spazio ai giocatori che solitamente giocano meno. Nonostante ciò, la fisicità e il talento della formazione di coach Furio Steffè non è tardata ad emergere. Tanto pallone perso per Pierantoni, altro possesso per Gialloreto, conduce questa transizione offensiva. Barsanti prova a prendere fallo, Gialloreto spara dalla lunga distanza, non riesce. Rimbalzone di Pierantoni, infastidito da Xavier Brown sotto canestro. Mantaloni che cerca di liberarsi del giocatore in maglia numero 9. Ancora Mantaloni, buono lo spunto, non facile, forzatura, Mantaloni rimane a terra, transizione, c'è un giocatore a terra, si continua a giocare, fischio del pubblico, spara dalla lunga, Ortona non riesce a realizzare, e poi c'è un fischio con Mantaloni che è dolorante a una mano, proprio quella mano a quanto pare che gli ha dato noia nelle settimane precedenti. Esce Mantaloni, entra Pasquinelli, si dirige insieme al dottor Orazzi verso gli spogliatoi. Sergio Mantaloni, un po' tardivo il fischio arbitrale. Comunque Ortona non è riuscita ancora a sbloccarsi in questa gara, adesso si riprenderà con una rimessa offensiva proprio in favore degli abruzzesi. Leo cerca spazio, Pierantoni non glielo lascia, si arresta nel pitturato, poi Gialloreto trova una buona via per scaricare su Di Carmine che spara da tre, non va. Marinelli, rimbalzo facile facile, si va poi a Gnaccarini, Pasquinelli dentro per Pierantoni, ancora Pasquinelli che esce dai blocchi, spara da tre e realizza una bomba importante, ottimo impatto per Pasquinelli. 3 punti per Micio, appena entrato,
poi Pierantoni per Barsanti, una situazione complicata, ancora un tiro per Pasquinelli inguardabile, poi Pierantoni che subisce fallo, un po' strano l'atteggiamento della formazione di coach Sorgentone, che in questa occasione non ha assolutamente difeso su Pierantoni, lanciatissimo canestro. Ed è il fallo di Arcangelo Leo, hanno lasciato andare su Pierantoni con una certa facilità per intervenire soltanto in un secondo momento. Comunque, primo tiro libero realizzato da Pierantoni, Senigallia sale a 6-0. E 2 su 2. 7-0. Gustavo Musso. Gialloreto, Leo contro Marinelli, ancora gioca in post Leo, buono l'intervento di Marinelli, falloso però. Forse un po' severo questo fischio arbitrale, buona difesa di Marinelli che comunque sale già a quota 2. Era prevedibile che uno dei due lunghi rischiasse di commettere già un buon numero di falli all'inizio gara quando si ha a che fare con un avversario come Leo, che realizza il primo tiro libero e si sblocca la formazione di coach Sorgentone. Si concentra Arcangelo Leo e fa 2 su 2. Pasquinelli che veste i panni del playmaker in questa occasione, dentro per Marinelli, esce Barsanti dei blocchi, si fa vedere, poi gran frenata Marinelli, gran giocata questa di Marinelli che si fa perdonare realizzando il suo quarto punto. Di Carmine, Musso, buono il movimento di Musso a eludere la difesa di Gnaccarini, poi l'appoggio reverse di Carmine. Sembra aver preso un pochino più ritmo la formazione abruzzese, ritmo puntualmente interrotto da Andrea Barsanti, che piazza la sua solita tripla mortifera. Prova ora Musso, dalla lunga non va, Gnaccarini. Gnaccarini ancora lui, sfrutta il blocco di Marinelli, lo serve, Marinelli non sa bene come disfarsi, prova a sfidare dal... Poi scarica per Pasquinelli, azione un po' contorta, Marinelli poteva andare fino in fondo, contro Pedro Rick Xavier Brown, buono l'idea per Musso, sono due punti facili, forse c'era uno sfondamento su Pierantoni, lasciano giocare gli arbitri, ora Gnaccarini in palleggio, Pasquinelli riceve, Brown lo controlla, ancora Gnaccarini riceve palla in maniera non semplice, ora Pierantoni. Marinelli, Barsanti taglia bene il pitturato, c'è un fallo proprio sul giocatore di Lucca. Fallo del numero 7 Musso. Lo ha commesso Gustavo Musso, il fratello dell'ex giocatore di Fossombrone e VL Pesaro, italo-argentino Gustavo Musso, così come Bernardo, fratello. Un altro fallo, questa volta lo ha commesso Fabrizio Gialloreto. Gialloreto, primo fallo, terzo di squadra. Ed è il terzo di squadra per l'ex giocatore di Chieti. È il primo fallo. Ora Pierantoni, scambio con Barsanti. Ancora per Marinelli. Marinelli, buona la giocata di Marinelli. Miglior realizzatore per la Golden Gas anche della gara, 6 punti per Matteo, 14-6 il parziale a 4-51, abbiamo oltrepassato la metà di questo primo periodo di gioco. Poi Pasquinelli sporca il pallone, poi l'arresto e tiro facile per Gustavo Musso. Si inganna già dall'altra parte Gnaccarini, bella la giocata, ma grande spunto di Micio Pasquinelli, sblocca anche Gnaccarini. L'impatto sul match di Pasquinelli è stato veramente importante, 1-2 da 3. Poi qui di mestiere Arcangelo Leo si fa sentire su Pierantoni, un giocatore che ha un'esperienza incredibile,
come ricordato all'inizio gara, talento enorme. Poi qui Piero Antonio non si aspettava lo scarico di Barzanti e c'è il cambio, esce proprio Leo, entra Martone, il lungo lunghissimo della formazione maglia blu. Fallo in attacco, non protestano neanche più tanto i giocatori di Ortona, lo ha commesso Martone, non è entrato. Buon inizio gara per la Golden Gas Senigallia, ma Ortona ha ripreso le redini tornando a meno 6. Gnaccarini, si fa vedere Barsanti che ha ricevuto nel vertice alto, ora Marinelli, prova da tre Marinelli, tiro non va. Transizione ora offensiva per Fabrizio Gialloreto, marcato invece dall'altro Fabrizio Pasquinelli. Ancora Gialloreto, si muove bene, poi perde palla, ancora un ottimo intervento difensivo di Pasquinelli, poi la magia di Andrea Barsanti. Che poi commette ingenuamente fallo, ma la giocata di Barsanti è stata superlativa. Bravo davvero Andrea Barsanti, 5 punti per lui. Ora Xavi Brown che scarica bene per il numero 5 di Carmine, che però sbaglia. Gnaccarini, transizione, resto tiro da 3 punti, tiro forzato, sono solo maglie blu nel pitturato, quindi si riprende con Musso, ancora Musso, arresto, tiro di Musso, sbaglia Pierantoni, d'astuzia anticipa Martone. Ora ancora Barsanti con Marinelli, bravissimo rimbalzo Pierantoni. Si ricomincia ancora con un'altra azione offensiva, 7 secondi a disposizione per chiuderla. Gnaccarini, Gnaccarini sfida il palleggio Martone, poi lo scarico di Gnaccarini, gran giocata di Gnaccarini, completamente fuori equilibrio, con un lungo in marcatura realizza, riceve Xavi Brown, esce dai blocchi, arresto, tiro di Brown, sbaglia, rimbalzo di Barsanti, 2 minuti e 08 da giocare, poi gran giocata dietro la schiena che manda in bestia coach Alessandro Valli, che in settimana aveva chiesto anche ai ragazzi di giocare in maniera semplice. Poi c'è il terzo fallo di Marinelli, intanto bruttissima notizia, ed è pronto sul tubo di cambi Mike Bertoni. Si è un po' complicato la vita qui Barsanti, quando c'erano due compagni liberi è andato a cercare la soluzione più difficile. Pasquinelli non è riuscito a controllarla e ora sospensione richiesta da coach Domenico Sorgentone. E dopo questo time out si riprenderà con il pallone nelle mani di Ortona, ma il terzo fallo di Marinelli ancora nel primo quarto di gioco è una notizia pessima. Diciamo però che su 3 falli commessi soltanto uno era discutibile, il secondo. Oh, forza, dai, forza! Gli altri due, almeno a nostro avviso, gli arbitri hanno visto giusto. Ho preso l'ultimo fischiato qualche istante fa. E Xavier Brown intanto è pronto in lunetta. Sbaglia il primo. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2 per Brown. C'è Bertoni che riceve subito palla,
c'era un fallo e poi il canestro incredibile di Bertoni su un fallo nettissimo non fischiato. Si inventa un canestro fortunoso, ma che sicuramente vince il premio di canestro dell'anno, almeno in questo girone D. Intanto replica Martone, due punti. Il canestro di Bertoni veramente incredibile. Se nella top 5 autunno-inverno di Se ne sparla ha vinto triple tanto di Pierantoni, ha vinto Barsanti con la tripla all'ultimo contro San Severo, Bertoni vince sicuramente quello della seconda metà di stagione. Canestro incredibile. Si riprende comunque a segnare ora con Martone prima e la tripla di Pierantoni, poi da Barsanti che non poteva fare molto di più. Fallo di Bertoni. Coach Valli non gradisce, però bisogna anche dire che Barsanti in questa circostanza non poteva fare molto di più. Il pallone era veramente complicato. Palla che danza sul ferro, primo tiro libero realizzato da Gustavo Musso. Il pallone ricevuto da Andrea era sicuramente complicato. Alessandro Valli non ha mai nascosto di aver chiesto più volte nel corso della stagione ad Andrea di giocare in maniera molto semplice, ma l'enorme talento del giocatore di Lucca a volte lo porta un po' a forzare certe soluzioni che non sempre i compagni riescono a seguire la sua velocità di gioco. Eccolo qui, tanto c'è Bertoni che si inventa un altro bellissimo canestro. Ed Bertoni, altri due punti, grande impatto anche per Mike. Ora Comignani, il giocatore ne è entrato, poi vede un fallo uno dei due direttori di gara, il fallo lo ha commesso Bertoni ed è il secondo. Cominciano a finire le risorse di Coach Valli per cercare di ridurre al minimo il carico di falli, perché Pierantoni è vero che ne ha zero, ma Marinelli e Bertoni in due ne hanno cinque, tre Marinelli, due Bertoni. Quindi questa è una notizia che sicuramente non rallegrerà coach Alessandro Valli, che dovrà giocare per tutta la gara con un occhio rivolto sempre al tabellone luminoso. Forni e Carini dentro Maddaloni, intanto Maddaloni contro Brown, lo pressa alto Brown, arriva Pierantoni in aiuto, un po' in ritardo, scarica per Bertoni, Pasquinelli spara da tre punti, Pasquinelli non va. Finisce qui però il primo quarto, pallone che muore nelle mani di Alessandro Agostinone. Senigallia bene in questa prima frazione di gara con il più 11, 27 a 16. Primo quarto di gara che si è archiviato con Senigallia avanti di 11 lunghezze, 27 a 16. Un rullino di marcia sicuramente confortante, viste le difficoltà, soprattutto in trasferta, da parte dei ragazzi di coach Alessandro Valli di andare a canestro con facilità. 27 punti in un quarto sono un'ottima notizia. Certo, non sarà facile mantenere questo ritmo fino alla fine, soprattutto con la tensione che si andrà a sviluppare negli ultimi quarti, però l'ottimo avvio di Pierantoni e compagni è sicuramente un tassello fondamentale per riuscire a portare a casa questa partita. Si rientra sul parquet con Barsanti, Maddaloni, Bertoni, Pasquinelli e Pierantoni, dall'altra parte Agostinone, Xavier Brown, Martone, Gialloreto, sembra di scorgere Comignani, Pasquinelli non sa bene come disfarsi del pallone, va da Maddaloni, Pierantoni, ancora Pasquinelli, fa saltare l'avversario Maddaloni, bella la finta di Maddaloni, poi alza un lob Sergio,
molto interessante e soprattutto confortante, perché sembra che il problema alla mano sia per ora risolto. Qui c'è il fallo netto di Barsanti che piomba letteralmente su Agostinone. E il primo fallo per il giocatore toscano. Comignani arriva prontamente già a Loreto, scambia con Agostinone, si allarga ancora Martone. Brown forse commette passi, finisce comunque il tempo a disposizione di Ortona per chiudere questa transizione offensiva. Impatto non buono sicuramente per Xavier Brown, e dello stesso avviso anche coach Sorgentone, che preferisce chiamarlo in panchina. Entra Alex Martelli con il numero 17. Sicuramente Brown non ha inciso in fase offensiva, ma ha portato tanta fisicità alla causa della We Are Ortona, chiudendo molto bene su Maddaloni. Rimessa offensiva intanto per la Golden Gas. Si fa vedere Barsanti, si chiude nell'angolo, poi Pierantoni pensa per un attimo al tiro, poi va da Bertoni che si ritrova casualmente il pallone nelle mani. Barsanti spara dalla lunga distanza, non va la tripla di Andrea, era semplice per lui sicuramente, non ha avuto fortuna, il ferro gli ha detto di no. Quindi altro possesso per Gialloreto, che Maddaloni intanto rischia anche di commettere fallo. Gialloreto, due punti per Gialloreto, i primi due della sua gara. Maddaloni dall'altra parte, arriva Pasquinelli che riceve, esce dai blocchi Barsanti, sempre chiuso da Agostinone, poi per Pasquinelli. Bertoni guarda, mette i piedi a posto, il tiro da tre però è corto. Martone prende un rimbalzo e poi affida il possesso di questo pallone a Fabrizio Gialloreto, pronto sul cubo dei cambi Gnaccarini. Ancora Gialloreto, serie di finte, non abbocca Pasquinelli, si torna da Comignani, arresto e tiro da tre punti di Comignani che fa partire una sassata, però Martone usa tutti i suoi centimetri per battere a rimbalzo Bertoni e appoggiare due punti facili facili. Fuori Barsanti intanto, dentro Gnaccarini. Intanto rientra anche Arcangelo Leo. Fischio arbitrale, il fallo dovrebbe averlo commesso Martelli. Non è d'accordo il giocatore che qualche minuto fa ha preso il posto di Xavier Brown sul parquet, è il primo fallo di squadra ovviamente. Intanto Bertoni riceve, scambia con Maddaloni. Maddaloni quel pesta forse a linea di fondo, poi il pallone è recapitato su Pierantoni, sul ginocchio di Pierantoni. Soluzione che non è piaciuta a coach Valli, che chiama prontamente time out. E dopo la sospensione richiesta dall'allenatore della Golden Gas, si riprenderà con il possesso affidato alla We Are Basket Ortona. Gialloreto, l'ex giocatore di Chieti, controllato a vista da Pasquinelli, poi inciampa
bello poi lo scarico di Gialloreto, bravissimo su, a scaricare su Comignani, che comunque non realizza due punti ma va in lunetta dopo il fallo di Catalani, che fa il suo ingresso in campo per la prima volta in questa sfida. Più 9 Senigallia, 29-20, a 7-18 dalla pausa lunga. Comignani in lunetta, sbaglia il primo, qualche difficoltà più del previsto per la formazione di Sorgentone dalla lunetta, mette il secondo Comignani comunque dopo lo 0-2 del primo quarto di Brown. Anche Comignani fa il 50%. Iaccarini riceve, lo controlla lo stesso Comignani, poi è a Pierantoni. Pasquinelli, Pasquinelli spara da tre punti Micio Pasquinelli, soluzione inguardabile, non tocca neanche il ferro, possesso per Ortona in transizione, spara da tre punti Comignani, poi lotta a rimbalzo Pierantoni che ha la meglio e può scaricare comodamente su Maddaloni, che qui subisce un fallo di Martelli. Fallo del numero 18 Comignani, primo fallo, secondo di squadra. No, il fallo l'ha commesso Comignani, non Martelli. Martelli è andato a parlare con uno dei due direttori di gara, che ricordiamo sono i signori Marco Ligero di Lecce e Danilo Lucarella di Leporano, Taranto. Ora Pasquinelli riceve Gnaccarini, spalla canestro Catalani, buona l'idea, poi arriva troppa irruenza per Comignani che se la prende con i compagni. Fuori Comignani, entra con il 5 di Carmine, si arrabbia tantissimo Comignani con i suoi compagni, non sembra oggettivamente che sia innervosito con Catalani o cosa. Gran giocata di Gnaccarini, l'esperienza, 6 punti per Marco. Riceve intanto Agostinone, Gnaccarini prudentemente gli lascia qualche metro per evitare di imbattersi in un fallo, poi c'è il fallo appunto che arriva, però lo ha commesso Pasquinelli ed è il primo della sua gara, il secondo scusate della sua gara, terzo di squadra. 3 falli di squadra sia per Senigallia sia per Ortona. Gialloreto riceve, si muove sulla linea di fondo Martelli, seguito da Catalani. Gialloreto alza per Arcangelo Leo, che non sa bene come muoversi, poi trova la soluzione splendida sfruttando tutto il suo talento, da solo contro 3 porta a casa 2 punti Arcangelo Leo, che sale a quota 6. Dice Pasquinelli, poi fallo in attacco di Pasquinelli, sfondamento. Terzo fallo anche per Pasquinelli, Coach Valle è costretto a rimandare in campo Barsanti. Peccato, perché Pasquinelli ha iniziato questa gara con il piglio giusto. E la situazione falli che andiamo rapidamente a scorrere è sicuramente molto complicata per la Golden Gas, che si ritrova ad avere 2 giocatori, ovvero Marinelli e Pasquinelli a quota 3, e 2 falli per Bertoni, 1 per Catalani, 1 per il numero 9 Barsanti. Dall'altra parte situazione molto più tranquilla, se così si può dire, più giocatori hanno commesso un'infrazione ma sono tutti a quota 1 tranne il numero 18 Comignani, che ne ha 2 a carico. Ora Martelli spara dalla lunga distanza, trippa di Martelli, e Ortona in un amen si rifà prepotentemente sotto 31-26, meno 5. Ora Maddaloni non sa, sente di tirare, perde un sacco di tempo. Ora c'è Pierantoni, Barsanti nel traffico, scarica per Maddaloni che spara da 3, non va, per il rimbalzone di Catalani e c'è il fallo di un giocatore di Ortona, sembra Gianluca Di Carmine, numero 5, che dovrebbe aver commesso fallo su Catalani. Rimessa in attacco quindi per Maddaloni, il quarto fallo di squadra, il primo ovviamente per Di Carmine.
Barsanti riceve, bella giocata di Barsanti che d'esperienza, con grande esperienza, rimedia questo fallo quando forse il pallone l'aveva completamente perso. Bravo Barsanti, il fallo l'ha commesso Agostinone, un po' ingenuo in questa circostanza a intervenire su Barsanti, ma è plateale, è da sicuramente rivedere se il contatto ci sia stato o meno. Ora Barsanti lunetta comunque per il primo tiro libero realizzato che permette ad Andrea di salire a 46 punti e riporta Senigallia più 6, 2 su 2, 7 punti per Barsanti. Ora Agostinone, Gialloreto contro Barsanti, Gialloreto si allarga, riporta il blocco Leo, spara da 3, non va, rimbalzo lungo di Catalani, ora c'è Gnaccarini per Barsanti che non ci pensa due volte, spara da 3, non va, altra soluzione complicata, poi intervento di Barsanti provvidenziale e qui altra soluzione abbastanza discutibile. Si complica un po' la vita la Golden Gas, bisogna dirlo. C'è da dire che Barsanti è stato bravissimo comunque a intervenire su questo pallone e a recuperarlo in piena transizione offensiva degli abruzzesi. Ora Maddaloni sfida dal palleggio di Carmine, Maddaloni poi scarica per Gnaccarini contro Martelli, arresto, tiro di Gnaccarini, due punti per Marco. Torna a segnare Gnaccarini, molto concreto oggi, pochissime sbavature fino a questo momento ovviamente, ma anche molto preciso nei tiri dal campo, non è mai andato a segno dalla lunga. Poi c'è il fallo di Pierantoni, bravo Leo comunque anche a conquistarselo. Primo fallo del numero 5 Pierantoni. 4 e 8 dalla pausa lunga, Senigallia 35, Ortona 26 e Arcangelo Leo in lunetta. Mette il primo, precisissimo il lungo in maglia numero 11, pronto sul cubo dei cambi, mette anche il secondo Leo intanto. Esce Gialloreto, dovrebbe entrare Musso, così è, entra Musso al posto del numero 6 Fabrizio Gialloreto. Musso, giocatore che anche lui ha avuto modo di farsi un'esperienza importante nei gironi, nel girone D, conosce bene la categoria e sicuramente anche questo girone, quindi grande esperienza. Poi pallone di Maddaloni irricevibile per Pierantoni, dall'altra parte c'è lo scarico e l'ottima giocata sull'asse di Carmine Martelli e Coach Valli non ci pensa due volte, chiama time out perché Ortona torna a meno 5. Dopo il time out si presta a rientrare sul parquet, crollo nelle, almeno fino a questo momento, del secondo periodo di gioco nelle percentuali in fase realizzativa, soprattutto in casa Golden Gas, visto che in questo quarto finora sono stati segnati appena 8 punti rispetto ai 27 del primo quarto, quindi una differenza sicuramente importante e leggibile anche nella capacità di Ortona di rientrare prontamente in gara. Gnaccarini riceve, fa vedere Barsanti,
chiude la linea di passaggio Musso, ora è Pier Antoni, arriva Gnaccarini, c'è Barsanti libero, non lo vede, preferisce andare da Catalani che è costretto a prendersi un tiro complicato ma bellissimo nell'esecuzione. Catalani, due punti per Nicola, i primi due della sua gara. Martelli, Musso, Leo contro Pier Antoni, arresto, tiro di Leo, spara e realizza, però il tiro dovrebbe essere da due punti, aveva i piedi, con i piedi ha oltrepassato la linea dei 6,75 Arcangelo Leo, sicuramente il più temibile della formazione di coach Sorgentone fino a questo momento. Ora Catalani spara da tre, non va, un poco male, il tiro era sbagliato, ha oltrepassato la linea di fondo, o meglio la linea laterale, con il piede in fase di costruzione del tiro, quindi possesso per Ortone. Martelli, Musso, ancora Musso riceve, Barsanti prova a controllarlo, Musso scarica bene per Di Carmine che ha tutto il tempo per concentrarsi e spara da tre ma non va, rimbalzo di Gnaccarini controllato da Martelli, Maddaloni, ora Maddaloni va da Pier Antoni chiuso da Leo, ora Gnaccarini, Gnaccarini, Catalani non ci pensa due volte, spara da tre, la mette Catalani, tripla, un mini break che porta Senigallia più 8, tutto firmato Nicola Catalani. Buona giocata di Nicola, ottimo impatto sul match per Nico. Ora Martelli, poi Barsanti, altro intervento difensivo meraviglioso per Andrea, il più lesto di tutti ad arrivare su questo pallone, dimostra tutte le sue qualità Andrea Barsanti, del perché ha avuto la fortuna di giocare anche la 2. Gnaccarini intanto continua a far sognare i tifosi senegalesi, preciso anche dall'arco, e per Gnaccarini 11 punti, quindi doppia cifra. Andiamo rapidamente a scorrere il tabellino dell'incontro, per Pier Antoni sono 5 punti realizzati finora, così come per Nicola Catalani, 8 Marinelli, 11 come detto poco fa Gnaccarini, 7 Barsanti, 4 Bertoni, 2 Maddaloni e 3 Pasquinelli. Per quanto riguarda la Weir Basket Ortona, Di Carmine 2, Gialloretto 2, 7 per Musso, 10 per Leo, 4 per Martone, 5 per Martelli, 3 per Comignani. Cosa Biagio? No, oggi si doveva portare la fiola, non ho capito niente. Tutto pronto per riprendere, 1 minuto e 35 da giocare ancora. Senigallia ha ripreso margine, avanti di 11, 43, 4-3 a 32, 3-2 su Ortona. Infatti hai visto come si calma oggi. Possesso ora per Ortona con il numero 7 Musso contro Barsanti, poi arriva Arcangelo Leo, ancora Musso, bella la finta di Musso su Barsanti, spara da tre, la mette Musso, tripla. Musso, questa è la quota 10, doppia cifra anche per Gustavo Musso, il fratello, come ricordato poco fa, del più noto Bernardo Musso, ex capitano della VL Pesaro. Ora Gnaccarini scambia bene con Pier Antoni, Gnaccarini rischia l'inflazione di passi, in qualche modo riesce ad andare da Barsanti che spara da tre punti e la mette Barsanti a fil di sirena. Tre punti per il Barça che sale a quota 10. Dall'altra parte ora la bella giocata di Ortona, complicato però per Di Carmine andare a canestro con facilità, poi si immola Catalani, non riesce a tenerla in campo, rimessa per Ortona in attacco, Senigallia sempre avanti di 11, alla tripla di Musso ha disposto Barsanti con un'altra bomba dai 6,75, ora 33 secondi a disposizione per Ortona per cercare di riavvicinarsi,
sono rialzate le percentuali. Senigallia è a 46, Ortona a 35, ben sopra la media stagionale la formazione di coach Valli. Ora spara dalla lunga, bella la soluzione ma non ha fortuna. Poi c'è Di Carmine che si trova nel posto giusto, al momento giusto, due punti e tiro libero aggiuntivo, giocata preziosa per Di Carmine. Senigallia andrà a chiudere questo quarto in attacco con un scarto a cronometro di 3 secondi, essendo 27, quasi 28 i secondi a disposizione della formazione di coach Valli. Vedremo come la gestirà Senigallia, la prende con molta calma Gnaccarini, più 8 dopo il libero realizzato da Gianluca Di Carmine. Gnaccarini lo controlla, vista Leo, ora Barsanti contro Musso, si butta dentro Barsanti, alza la parabola, non va, vediamo se ci prova l'ultimo secondo. Spara da tre, la mette Gialloreto, gran giocata di Ortona, che meglio di così non poteva fare. Tripla di Gialloreto, erroraccio della Golden Gas in difesa che gli ha lasciato troppo margine, e in un amen da meno 11 si torna a meno 5, 46 a 41 il parziale, con ancora due quarti di gioco da vedere. Tutto pronto per riprendere con il terzo e il quarto quarto, ma come d'abitudine facciamo due chiacchiere con il giornalista del Resto del Carrino di Senigallia Notizie Sport, Andrea Pongetti, che è venuto nella nostra postazione a farci visita. Ciao Andrea, ben trovato. Un primo quarto molto buono, un secondo quarto così così, però forse da questa squadra, dall'avversaria odierna della Golden Gas Senigallia, ci si aspettava un pochino di più. Sì, ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Direi un primo quarto probabilmente uno dei migliori della Golden Gas di questo campionato, un attacco molto fluido da parte dei giocatori di Valli, bene, bene, senza ombra di dubbio. Un secondo dove Ortona, che come dicevi tu nel primo quarto ha avuto un approccio al match sicuramente non positivo, nel secondo direi che Ortona è uscito soprattutto appoggiandosi a un pivot di livello come Leo, ma d'altronde lo sapevamo. Direi gara aperta, anche perché al di là dei 5 punti solo di margini per i biancorossi c'è una situazione falli non semplicissima per coach Valli, che ha già due giocatori con tre falli, mentre la situazione dell'Ortona da questo punto di vista è sicuramente migliore, con falli più distribuiti in 9 giocatori addirittura. La Senigallia ha un andamento diciamo molto particolare, nel senso grandissime imbarcate fuori, non da ultimo quella di domenica scorsa a Montegranaro, e poi prestazioni in casa altalenanti, però sicuramente dove i due punti arrivano. Dove può arrivare secondo te a questo punto del campionato la formazione di coach Valli? Ma direi che anche alla luce dell'anticipo di ieri con il Pescara che ha vinto ancora anche a Taranto, agganciare un posto tra le prime sei sia difficile per i biancorossi, anche se chiaramente c'è un Ortona che si è battuto oggi, magari può rimanere un po' a tiro. Direi che la Golden Gas deve puntare sicuramente ai playoff e a mantenere il settimo posto attuale. E la speranza appunto che oggi si riesca a portare a casa questi due punti, e perché no, riuscire a ribaltare anche la differenza canestri, visto che in Abruzzo i ragazzi di coach Valli hanno perso di 8 punti, il finale era 88 ad 80 per Ortona. Le squadre sono già sul parquet, quindi speriamo di vedere due quarti entusiasmanti e soprattutto produttivi per la formazione senigalliese. Si riprende a giocare con il pallone nelle mani di Gustavo Musso, ora Gialloreto, buono lo scarico per Arcangelo Leo che spara da tre, la mette, tripla di Arcangelo Leo, e Ortona torna a meno 2. Una tripla a fine secondo quarto e una di inizio terzo hanno rimesso pienamente in gara i giocatori di coach Sorgentone. Barsanti, ancora Barsanti, buono lo spunto, poi perde palla, forse c'era un fallo, gli arbitri lasciano giocare. Dall'altra parte c'è Musso, alza una parabola interessante, in corsa non poteva fare molto altro, rimbalzo per Senigallia che mantiene un risicatissimo margine di vantaggio, più 2
Maddaloni chiede per Antoni di spostarsi, arriva Maleo, è il più rapido di tutti e va ad appoggiare gli altri due punti, pareggio, parità, il pareggio arriva grazie a 5 punti consecutivi di Arcangelo Leo. ...15 punti per il lungo in casacca numero 11, Gnaccarini ci prova, poi Pierantoni nel traffico si interstardisce, chiede il fallo che probabilmente però non c'era, e adesso fortuna addirittura il pallone per portarsi in vantaggio con Arcangelo Leo in gran fiducia, poi chiede un po' troppo a se stesso, Maddaloni riesce a prendere questo rimbalzo, guida la transizione, palla per Catalani, bella giocata di Catalani e su un ottimo spunto di Maddaloni Catalani realizza il 7° punto della sua gara. Maddaloni che lo vediamo oggi più nei panni di assist man che di realizzatore, forse il problema alla mano lo ha un po' condizionato, ha un po' paura di andare a cercare il tiro, forse condizionato da eventuali errori. Ora rimbalzo di Barsanti, Maddaloni lo concede, quindi per Sergio una giornata non da miglior realizzatore presumibilmente. Catalani spara da tre, esecuzione rapidissima ma non fortunata, Senigallia torna avanti, sì, ma con il possesso nelle mani di Ortona è tutto in discussione, riceve Martelli, Arcangelo Leo, gran giocata di Leo, bravissimo, bravissimo Leo, che manda fuori giri Pierantoni, un lungo sicuramente fuori categoria. Ora Maddaloni per Gnaccarini, buona costruzione del tiro, spara da tre, pulitissimo tiro di Gnacca, che si sta candidando ad essere il miglior realizzatore della gara insieme a Leo. Ora è lo stesso Arcangelo Leo che riceve questo pallone, poi scarica fuori la tripla che non va, Gnaccarini a rimbalzo, buona prova di Permarco, sicuramente molto molto pragmatico oggi. Ora Barsanti, ancora Barsanti, Maddaloni questa volta il tiro se lo prende, non va, però sicuramente ben costruito, poi qui non si capiscono Barsanti e Maddaloni, un po' una dormita da parte del giocatore senegalese che non ha capito lo spunto di Barsanti, poi spara da tre punti, un'altra soluzione facile facile per un esterno come Musso che però non va. Ora Barsanti fa saltare gli avversari, ancora Gnaccarini se la sente, e sì che se la sente, altra tripla di Gnaccarini, gran giocata di Marco, un fattore sicuramente. Senigallia torna avanti di 6, una partita che sta andando avanti a strappi, dal pareggio a già più 6, due bombe di Gnaccarini, ora si lotta sotto Pierantoni contro Leo, per fortuna Pierantoni ha solo un fallo a carico e cambio, si rivede in campo Marinelli rimasto a sedere in panchina per tutto il secondo quarto, visto che dopo appena 5 minuti aveva già 3 falli a carico, ma come dicevamo poco fa era prevedibile quando si ha a che fare con un avversario ostico come Arcangelo Leo. 19 punti per Arcangelo Leo, miglior realizzatore della gara. Segue Gnaccarini a quota 17 e lo stesso Leo contro Marinelli, che deve stare molto attento a non commettere fallo. Ora Martelli spara a 3, bella soluzione di Martelli, tripla, si gioca a percentuali davvero eccellenti, si segna molto. Ora Gnaccarini, Maddaloni riceve, non si muove nessuno, tutti fermi, esce Barsanti dei blocchi e poi bravissimo Barsanti a costringere Leo al fallo. Secondo fallo del numero 17. Se la ridono i due giocatori che tanto, che tanta esperienza hanno accumulato in questi anni in categorie importanti. Per Leo è il secondo fallo. Ora Gnaccarini riceve, il giallorito lo controlla, arriva il blocco di Marinelli e ancora Gnaccarini, controllo difettoso, 4 secondi a disposizione, Marinelli si alza, buona giocata di Marinelli, è bravo davvero. 10 punti per Matteo che ha giocato pochissimo
rispetto al suo score, che aspetta solo di essere aggiornato con altri tiri. Tanto qui c'è stato un colpo probabilmente al volto di Gialloreto, a quanto sembra, che esce dolorante dal campo, almeno sembra Gialloreto. Che ora si lamenta con l'arbitro. Rimessa in attacco per Ortona. Gialloreto. Martelli. Ancora Leo, bravissimo. Poi scarica fuori. Tripa fil di sirena, è cortissima, non va. Possesso per Barsanti, che guida questa transizione offensiva. Intanto pronto sul cubo dei cambi Agostinone con il numero 8. Ora Marinelli, Catalani, Gnaccarini. Cioè Barsanti dalla parte opposta non lo vede. Si va da Marinelli, che arresta il tiro di Marinelli, non va. Rimbalzo per la formazione in maglia blu. Musso. Leo. Ancora Leo. Gran movimento di Leo, che però non è fortunato nell'appoggio canestro. Il rimbalzo comunque di Gustavo Musso, che fa una grandissima giocata e una grandissima Musso. Realizzazione a canestro. Musso, movimento che nel corso della stagione lo abbiamo visto fare spessissimo al ragazzino che è pronto sul cubo dei cambi della Golden Gas, ovvero Michele Caverni. Ora Barsanti nel traffico, alza la parabola, non va. Rimbalzo ancora di Musso, che scarica, poi arriva Leo in appoggio, due punti per Leo in transizione in contropiede, e sono 21 i punti da parte del giocatore in maglia numero 11, e Ortona torna nuovamente a meno 2. Non lo mettere allora. Una scelta tecnica, un problema fisico, non lo sappiamo. Come mai coach Valli ha preferito tenere Michele Caverni in panchina per due quarti e mezzo, anzi più. Resta il fatto che è anche vero che il playmaker Scuola VL, nativo di Fano, sta vivendo una fase di forma fisica non delle migliori. Dopo un inizio di stagione incredibile, adesso sta un po' accusando forse anche l'impatto con questa categoria. Vediamo ora se porterà il suo contributo, sempre preziosissimo per un ragazzo così giovane, ovviamente. Vedremo. Dentro Caverni e non vediamo Gnaccarini, quindi Mandaloni, quindi presumibilmente il cambio sarà questo. Si fa sentire il pubblico intanto con Caverni in cabina di regia. Senigallia a meno, a più uno. Ortona sulle ali dell'entusiasmo dopo un break molto positivo firmato Arcangelo Leo, che è sicuramente il giocatore di maggior talento della formazione abruzzese, un lungo che sa coprire 5 ruoli, molto atletico, preciso dall'arco, devastante sotto canestro. Qui c'è Caverni che ricorre alle maniere forti per fermare Martelli, che comunque andrà in lunetta e ha nelle mani il pallone del vantaggio addirittura per la formazione ospite. Martelli, che ha realizzato fino a questo momento 8 punti, vediamo se riuscirà a portare avanti i suoi ed arrivare addirittura in doppia cifra. Il numero 17, Alex Martelli, un giocatore partito dalla panchina ma che ha portato subito il contributo alla causa di coach Sorgentone, realizza il primo. Parità 2 su 2, precisissimo Alex Martelli. Ora Gnaccarini esce dai blocchi Caverni, riceve Catalani, Barsanti, Catalani, cerca ancora Barsanti che fa saltare un avversario, poi scontro abbastanza duro con Di Carmine. Marinelli, gran giocata di Marinelli. Gran giocata di Marinelli, che ridà ossigeno ai suoi. 12 punti per Matteo. Agostinone, Gialloreto, buon movimento,
Arcangelo Leo dagli 8 metri, spara da 3, questa volta il tiro di Leo non va proprio. Un giocatore che è capace di realizzare da qualunque posizione del campo, questo sicuramente in zona offensiva. Ora Barsanti, Catalani, dentro per Marinelli, un pallone telefonatissimo. Altra occasione persa, Senigallia avanti di 1, 2 minuti esatti ci separano dalla fine del terzo quarto. Di Carmine scambia con Gialloreto, arriva il blocco di Leo, eccolo qui che riceve, sfida poi Gio Marinelli, fallo in attacco di Arcangelo Leo che non è proprio d'accordo. Questa volta gli arbitri premiano l'intervento difensivo di Marinelli ed è Leo che esce e lascia il posto a Raffaele Martone. Con Sorgentone ha lasciato in panchina Xavier Brown, ovviamente preferirà tenerlo per gli ultimi istanti di gara, un giocatore che dà un atletismo, un'intensità difensiva veramente incredibile. Ora resta il tiro di Caverni, realizza 2 punti per lui, bravo Michele. Senigallia torna a respirare, un po' di ossigeno, più 3, pronto sul cubo dei cambi anche Mike Bertoni. Ora Gialloreto dentro per Di Carmine che si muove benissimo, Catalani non lo tiene, bravissimo Di Carmine, 7 punti per Di Carmine, percentuali abbastanza alte, continuano ad essere il filo conduttore di questa gara, 60-59 con un quarto abbondante ancora da giocare. Ora Catalani ha spazio per sparare a 3 punti, la bomba di Catalani non va, presa non benissimo, 57 secondi, Senigallia sempre avanti ma il possesso è affidato nelle sapienti mani di Fabrizio Gialloreto. Ora Agostinone contro Caverni, Agostinone aspetta, arriva Di Carmine, c'è Martelli che lotta contro Barsanti, attenzione a Di Carmine che alza un pallone che con un po' di fortuna arriva, poi grande lavoro difensivo di Caverni che poi punta direttamente a canestro, grande impatto sulla gara per Michele Caverni, positivo molto. Senigallia torna più 3, ora Agostinone dentro ma erroraccio, Caverni in contropiede, buono lo scarico per Gnaccarini, gran giocata, bravo davvero Caverni che ha dato una svolta alla gara. Poi c'è il fallo commesso da Barsanti presumibilmente, che è il suo secondo fallo. Entra Bertoni, fuori Catalani, un secondo da giocare, Senigallia più 5 dopo aver sofferto ed essere rimasta in apnea per metà buona di questo terzo periodo. Cucivalli ha qualcosa da ridire ai direttori di gara che stanno controllando con una certa disinvoltura questa gara. Ora un secondo per Gialloreto, spara la bomba, incredibile, la palla era entrata, poi il ferro e il giro dell'effetto che ha dato Gialloreto nella esecuzione, la palla viene sputata fuori. Senigallia con un po' di fortuna rimane avanti di 5 punti, 64-59. Gialloreto 5 punti, Russo 11 punti, Leo 19 punti. Ultimo decisivo quarto di gioco per sapere chi riuscirà ad avere la meglio tra Golden Gas Senigallia e We Are Basket Ortona. Informazioni ambiziose che se la stanno giocando con grandissima determinazione questa corsa ai playoff. Si riprenderà con il possesso affidato ad Andrea Barsanti. Riceve Bertoni. Caverni è entrato nel terzo quarto ma
ha dato un contributo incredibile. Poi Barsanti prova una tripla forzatissima, Bertoni saggiamente non interviene su Martone, essendo gravato da due falli. C'è un mismatch notevole tra i due, che ricoprono sì lo stesso ruolo, ma il Carmine spara da tre, ancora sfortunata la formazione di coach Sorgentone dalla lunga. Martone ci mette una pezza importante. Fischio arbitrale, il fallo l'ha commesso di Carmine. Secondo fallo del numero 5 di Carmine, primo di squadra. Rimessa per Barsanti, c'è Bertoni. Bertoni ancora lui nel traffico, buono scarico per Marinelli che nel pitturato realizza due punti, il 14° della sua gara. Senigallia avanti di 5, 66-66 a 61-61. Ora Agostinone, scusate Musso, Gialloreto di Carmine, fa sportellate con Bertoni, ancora lui, poi gran bella giocata di Carmine. 9 punti per lui. Neccarini, Caverni, scambio due playmaker. Caverni ancora lui, cerca spazio. Taglia per Barsanti, si torna da Gnaccarini, tiro da tre punti di Gnaccarini che oggi è ispiratissimo, una vera e propria sentenza Gnacca, 21 punti per lui. Musso, Gialloreto, buono lo spunto dito per Martone contro Marinelli, gran giocata anche di Martone, bellissima giocata Martone. Più 5 ancora, più 4 scusate, ora Barsanti da 3 non va, tiro un po' forzato di Barsanti che si è un po' bloccato, forse dopo un paio di forzature non è più riuscito a portare il suo contributo in attacco, preziosissimo invece in difesa. Qui buona giocata contro Bertoni di Carmine, il ferro gli dice ancora no. Ora Caverni contro Martelli, arriva in rimorchio Marinelli, si fa vedere Barsanti che pensa al tiro, poi si butta dentro ancora lui, poi rimedia, canestro valido, tiro aggiuntivo, gran giocata di Barsanti. Canestro valido. Lo abbiamo stuzzicato il giocatore di Lucca. Si fa trovare presente, sbaglia la prima, prende rimbalzo, torna a saltare verso il canestro e conquista pure il tiro libero aggiuntivo che sbaglia, però 12 punti per lui. Peccato, Senigallia comunque torna più 6, un margine sicuramente non troppo rassicurante, la partita è ancora apertissima con 7 minuti e 15 da giocare, ma sicuramente rispetto alla fine del terzo quarto un dato molto molto più positivo, di ossigeno. Ora Barsanti, conclusione orrenda, probabilmente il problema è scivolato dalle mani. Complimenti intanto anche a Bertoni per gli ottimi per l'ottimo contributo in difesa. Ora c'è Di Carmine che spatre in solitaria, sbaglia però Martone, tap out che dirige il pallone nelle mani di Caverni, succede un po' di tutto in questa fase. Marinelli, finta il passaggio per Caverni, poi fa tutto da solo Marinelli, gran giocata. Bravissimo Marinelli. Sospensione richiesta da Ortona. Una partita sicuramente bella, entusiasmante, però diciamo che troppe fiammate da una parte e dall'altra, in quanto Ortona era riuscito addirittura a riportarsi in avanti dopo essere stata sotto di addirittura in doppia cifra di svantaggio. Ora Senigallia torna a più 8, un parziale che sta cominciando a diventare interessante, tutto fino in cascina con 6 minuti e 33 da giocare, ma ricordiamo che Senigallia non ha soltanto l'obiettivo di vincere questa gara, ma deve assolutamente provare quantomeno a ricucire il margine di svantaggio per la differenza canestri, visto che in terra abruzzese Gnaccarini e soci hanno perso di 8 punti, 88-80, una partita sicuramente combattuta e
lasciate solo dire, una delle migliori trasferte per quanto riguarda, visto il ruolino di marcia dei biancorossi, che soprattutto nel 2016 hanno faticato troppo prendendo imbarcate che sicuramente a livello di talento non rispecchiano la realtà. Mi riferisco ovviamente a partite come quella di Giulianova, a Martina Franca e non ultima quella di Montegranaro, anche se il livello dell'avversario è tutt'altro che secondario. Probabilmente una della miglior squadra del girone, anche se San Severo e Falconara stanno rendendo dura la vita a coach Furio Steffè e a tutta la squadra. Intanto Martone, due punti. Buono il contributo di questo lungo che esce dalla panchina in maglia numero 12, che ha segnato già 10 punti. E quindi dicevamo che, anche se sono squadre talentosissime, anche San Severo e Falconara stanno veramente complicando non poco il percorso di Montegranaro, che sembrava poter ammazzare questo campionato, e invece San Severo ha battuto anche il palazzetto marchigiano, la formazione di Steffè. Quindi non resta che fare i complimenti a Piero Cohen e ai suoi ragazzi. Torniamo ora però sul parquet di Senigallia, perché la Golden è impegnata per con altri obiettivi, ovvero mantenere la sua posizione nella griglia playoff. Intanto Gnaccherini riceve da Bertoni, Caverni, Gnaccherini, buono per Marinelli, gran giocata sull'asse Gnaccherini-Marinelli. Ora Martelli riceve, raddoppiato, palla per Gialloreto da tre punti. Bravo Gialloreto, sicuramente le sue triple arrivano sempre nei momenti migliori. È preziosissimo il contributo dell'ex Chieti, che conosce bene anche la B1 di una volta, se vogliamo dire, quindi un livello ancora più alto se possibile. Ora Caverni stoppato fallosamente però da Alex Martelli, che si dispera, che diciamo, scusate, si dispera. È il secondo fallo per il numero 17. Esce intanto Martone, si rivede sul parquet Arcangelo Leo e Caverni Lunetta. È fermo, quota 4 punti Michele Caverni, ma ha giocato abbastanza poco quest'oggi. E appena entrato ha portato il suo preziosissimo contributo alla causa biancorossa, segnando subito 4 punti e sfornando assist. Ora però questo 0-2 macchia un pochino quanto di buono fatto fino a questo momento. Ora Musso contro Caverni, cerca di chiudere la linea di passaggio, Gialloreto riceve, ora c'è Di Carmine, esce dai blocchi Leo, bellissimo lo scarico, però con troppe difficoltà Gialloreto cerca il compagno dopo l'ottimo lavoro di Leo. Bravo Bertoni, bravo Gnaccherini, poi qui con un po' di sufficienza Marinelli prova a scaricare nel cuore del pitturato, riesce a rimediare comunque la rimessa. Esce intanto Caverni, entra Maddaloni. 4-31 Senigallia avanti di 5 con una rimessa offensiva proprio affidata ai biancorossi. Marinelli riceve dalle mani di Pasquinelli, Maddaloni, non si muovono i compagni, Maddaloni deve girare intorno all'arco dei 6-75. Marinelli poi fa tutto da solo, gran giocata di Marinelli, sicuramente uno dei più positivi della stagione biancorossa, un nuovo acquisto azzeccatissimo, così per carità, come Caverni e Barsanti, un contributo importantissimo per il lungo senigalliese che chissà, forse ha ritrovato grandi motivazioni venendo a giocare a casa sua a Senigallia. Intanto quarto fallo per Pasquinelli, merito alla Goldegas comunque di aver controllato bene a Coach Valli, soprattutto nella buona rotazione dei cambi la situazione falli. Intanto qui d'astuzia, con grande prontezza di Carmine, due punti. Non era facile, soprattutto contro una squadra che vanta giocatori
dotati di grande atletismo come Gialloreto, come Brown. Ora Senigallia avanti con una situazione falli sicuramente positiva. Due punti per Marinelli, 7-9, 7-2. Prende coraggio Senigallia, si avvicina all'obiettivo, fischia il pubblico, Musso, Gialloreto, Leo contro Marinelli, poi vediamo un po', si aiutano i due, fischio arbitrale, Marinelli è crollato, ma se così fosse il fallo di Marinelli sarebbe il quarto. Notizia non proprio ottimale per Coach Valli. Va in lunetta Leo, dovrebbe entrare per Antoni. No, Coach Valli continuerà con Marinelli. Mancano 3 minuti e 22. In lunetta Leo. Sbaglia il primo. Mette il secondo, 1 su 2 per il lungo, casacca numero 11. Ora Gnaccarini, coach Sorgentone cerca di motivare i suoi, di spronarli, perché ovviamente la partita non è ancora conclusa, Senigallia avanti di 6 e in 3 minuti nel basket può succedere veramente di tutto. Ora Bertoni pensa al tiro, poi torna da Gnaccarini, arresto tiro di Gnaccarini a cui oggi entra tutto. Non ha paura di niente Gnaccarini, forzature, tiri da tre, appoggi, impeccabile. Intanto risponde Leo, un lungo dotato di grande atletismo e di grande tecnica, non vuole sapere di uscire da questa gara Ortona. Gnaccarini ancora lui, questa volta però la forzatura è più evidente, è una forzatura che crea un bel problema, perché Gialloreto in contropiede realizza e Ortona torna a meno 4. 10 punti per Fabrizio Gialloreto. Coach Valli rimanderà in campo Andrea Barsanti. Mancano 2 minuti e mezzo alla fine di questa gara. E mezzo da giocare, ricordiamo Senigallia avanti 81-81 a 77-77 sulla We Are Basket Ortona, rimessa ora in favore per i senigalliesi che rivedono in campo Barsanti, Gnaccarini, arriva Barsanti, riceve, arriva prontamente su di lui anche Di Carmine. Ora Maddaloni, Bertoni, dentro per Marinelli, nel traffico Marinelli, bravo, una buona costruzione di questo appoggio, non fortunato però. Ora Gialloreto, troppo spazio, fortunatamente il tiro di Gialloreto va a infrangersi sul ferro, ma troppo libero un giocatore dalle capacità balistiche come Gialloreto, che non è la prima volta in questa gara che tira da tre punti competente smarcato. Ora Maddaloni sbaglia la tripla. Due punti ancora per Maddaloni, poi c'è il fallo di Bertoni su Di Carmine, no, su Gialloreto, scusate. Terzo fallo del numero 10 Bertoni. È il terzo fallo per Bertoni. Preziosissimo il contributo di Mike. Fallo di Barsanti intanto.
che ha colpito in maniera probabilmente fortuita. Gialloreto che è crollato a terra. Esce Gialloreto, entra Comignani. Numero 6 Gialloreto entra, numero 18 Comignani. Deve aver ricevuto un colpo veramente dolorosissimo Fabrizio Gialloreto, perché è uscito zoppicante. Una ginocchiata ovviamente non pensiamo cattiva da parte di Barsanti. Di Carmine, Leo da tre punti, prova, non va, Barsanti a rimbalzo. Fallo di Martelli per cercare di fermare questo contropiede della Golden Gas. Barsanti. Pronto in lunetta, essendoci bonus. Mette il primo Barsanti, più silenzioso Barsanti rispetto ad altre uscite, ma fondamentale come sempre. 2 su 2. Un giocatore che non ci ha messo molto a entrare nel cuore dei tifosi senigallesi con le sue prestazioni, poi il lungo infortunio dopo la rottura del metacarpo della mano destra, e adesso torna a fare quello che sa fare meglio. Carmine spara da tre punti, non va, Marinelli a rimbalzo, e probabilmente il punto esclamativo questo rimbalzone di Matteo Marinelli sul successo della Golden Gas, che però deve comunque sia ragionare anche in ottica differenza canestri. Marinelli non va, Martelli, Di Carmine, buona giocata di Di Carmine, 2 punti, 51 secondi da giocare. Marinelli, performance oggi incredibile di Matteo Marinelli, se non fosse per Gnaccarini che si merita oggi la palma di migliore in campo senza troppe discussioni. Poi Marinelli che vuole proprio giocarsi tutte le sue carte per essere il migliore di oggi, un ex aequo forse Gnaccarini e Marinelli, superlativi entrambi, forse qualcosa in più per Gnaccarini che oggi ha realizzato qualunque pallone gli capitasse per le mani. Ma bisogna dare merito anche a Matteo Marinelli di aver giocato una partita difficilissima, perché 3 falli a metà primo quarto e riuscire a chiudere più di 20 a referto, poi sbaglia il libero. Ora Martelli spara a 3 punti, Martelli non va, 29 secondi, vince Senigallia, ma bisogna ragionare anche con la differenza canestri. Quindi Gnaccarini, arriva a blocco di Marinelli, non lo perde di vista Musso, ancora Gnaccarini, se la sente, spara da 2 punti, poi non si accorge che il pallone era vicino a lui, Marinelli, quindi contropiede per Musso, spara da 3 punti e la mette. Tripla di Musso. Fischio arbitrale. Tiro è corretto da 2 punti, non da 3. Lunetta Gnaccarini. Continua la marcia vincente casalinga della Golden Gas, che quest'anno ha avuto solo 2 battute d'arresto tra le mura amiche del Palapanzini, ovvero contro Montegranaro e contro Vasto. Sbaglia Gnaccarini, ma con 1 secondo ormai la differenza canestri e per così dire andata, serve soltanto per aggiornare il tabellino dei realizzatori. Il mette il secondo Gnacca, finisce qui Martelli, il tiro della vita, quasi che la mette. Finisce qui la sfida tra Golden Gas Senigallia e We Are Basket Ortona, con il punteggio di 86-81 continua a salire in classifica la Golden Gas. Per oggi è davvero tutto, qui dal Palapanzini, a risentirci alla prossima gara interna della Golden Gas Senigallia. Leo 22 punti, Martone 10 punti.
punti, Martelli 10 punti, Comignani 3 punti. Cotto, capisco. Godegas Iracconi 5 punti, Matteo Marinelli 22 punti, è tornato il marco nostro Diacarini 25 punti, 3 triple, 4 triple, Catalani 7 punti, Barsanti 14, Bertoni 4 punti, uno ne voleva 10, Maddaloni 2, Caverni 4, Costantini si è legato per tutta la vita,